sito veramente carino, è uno sponsor ovviamente, l'ho trovato così. Non so se è Alone o Alon, diciamo Alone, leggiamo in italiano. Cerca l'altra metà della sua moneta. Ma chi è davvero l'altra metà della moneta? E gli dice: è la categoria fiducia. Oppure Emma, la prima, folletto, ingegnere. Stai già capendo le vibes del sito? Ok, questa è la storia di Emma che, dando valore ai suoi obiettivi, diventa la prima ingegnere del sottobosco. Questa è società, per esempio. Categoria cambiamento. Buonanotte al sottobosco. Il folletto frizza. Supera la sua paura del freddo perché capisce che è importante quanto il caldo. I rami sotto la neve sono già pieni di vita. Quanto belle sono. Cioè, solo anche l'idea, no? Allora, storia dal mondo. Abbiamo società, ambiente, oppure emozioni per la notte, che è la cosa che mi ha colpito. Nel sottobosco, la scatola dei regali della buonanotte.
rilassare e far addormentare, quindi è perfetto. Anche se in realtà penso che le favole della buonanotte siano ideate per far rilassare e addormentare. Ce ne sono anche qua un sacco. Trovata body positive, cipolla allo specchio. La piccola troll cipolla è sempre triste perché non le piace il suo nome e non le piace il suo aspetto. Esterrefatta e dopo un minuto di raccoglimento disse: vedo una mamma per
Ciao.
Decisero